e Carlo, voce chitarra, scusate, Carlo, voce basso elettrico, e De Bondo, voce e tastiere, insieme a Bruno Sini, accompagnando sempre con chitarra, Pino Cadau, sempre chitarra, e Antonio Usai alla batteria. Nella formazione attuale, perché è un gruppo che esiste ancora, anzi all'epoca era un complesso, Mario Chessa e Carlo Costa, quindi rispettivamente voce, tastiere e basso, Enzo Pabba, Marco Piras, voce, chitarre e chitarre. E adesso andiamo ad ascoltare il retro di Fatalità. Volevo dirti qualcosa che non sai. Volevo dirti, sono stato insieme a lei. Ma tu però l'hai chiuso la bocca, tu con un bacio l'hai detto no. Ma tu però l'hai chiuso la bocca, m'hai perdonato lo so.
Torniamo in Italia, sembra brutto dire dalla Sardegna, come dicono loro, magari torniamo in continente e parliamo della cricca. Prende altro gruppo musicale beat, magari più incentrato verso il surf, stile Beach Boys americano, però dopo, come sentiremo dal loro retro, diciamo c'è l'introduzione diciamo di uno dei primissimi effetti sonori, tipo le onde del mare e tutto quanto. Il band leader, quindi il fondatore e tutto quanto, fu Enrico Ciacci, uno dei chitarristi più in gamba del panorama italiano. Enrico Ciacci, forse in pochi lo sanno, non è altro che il fratello di Little Tony. Insieme, diciamo, insieme a Franco Migliacci, come sua iniziativa per fondare il gruppo, la formazione comprendeva anche le sorelle Laura e Marisa Fionda, Massimo Camilletti, Fabrizio Brunetti e Anna Maria Izzo, quest'ultima proveniente dai Collettoni di Rita Pavone, diciamo che aveva già inciso per l'ARC un 45 giri con la canzone Piano, una cover di Where Did Our Love Go di Diana Ross and the Supremes. Il testo in italiano è scritto da Sergio Bardotti. Prima di continuare voglio ricordare che tutte le canzoni che passano sono estratte da 45 giri originali dell'epoca. A volte la qualità audio non sarà delle migliori, però gli scricchioli a me piacciono. La cricca comunque debuttò al Cantagiro del 64 proprio con il surf delle mattonelle, la canzone che abbiamo prima sentito. Con la medesima canzone partecipò anche al Musicarello Questo pazzo mondo, questo della canzone, diretto da Bruno Corbucci e Giovanni Grimaldi nel 65. Il Musicarello non erano altro che quei film un po' sbarazzini dove comparivano sempre negli anni 60, dove comparivano complessi, in genere si usava così per far conoscere in epoca remota, per far conoscere le nuove canzoni, insomma, internet non c'era, Facebook peggio che mai, insomma. Il secondo 45 giri era Ora Siamo Grandi, la versione italiana di The Shoop Shoop Song, portata al successo negli USA da Betty Everett. L'anno successivo, quindi nel 66, ritornò al Cantagiro con Balliamo Senza Scarpe. Poi il gruppo si sciolse subito dopo per alcuni dissidi interni. Anna Maria Izzo continuò la carriera solista incidendo alcuni 45 giri, tra cui nel 67 Non svegliarti mai, scritta da Mogol e Luigi Tenco. Partecipa poi nel 70 a un disco per l'estate con La Corriera. Nel 65 inoltre cantò nell'album di Gino Paoli, praticamente l'album era Gino Paoli allo studio A. Dopo lo scioglimento Ciacci formò la nuova cricca, quindi con altri componenti: Ivan Basilio, cantante che ha inciso alcuni 45 giri in precedenza, e Mary Di Pietro, una giovane ragazza abruzzese, diciamo anche lei come la Izzo, con una carriera precedente di cantante e attrice, e comunque fidanzata di Ciacci. Il gruppo partecipò al Cantagiro nel 67 con T'accarezzerò se tu vorrai, e fu inserita prima nell'Idedino film Passeggiando per Subiaco, filmone proprio da premio Oscar, diretto da Tullio Piacentini, e poi nel Musicarello La più bella coppia del mondo, da non confondere, diretto da Camillo Mastrocinque. Sempre nel 67 apparve in Marinai in coperta apparve anche Little Tony, il film era di Bruno Corbucci.
L'attività del trio si interruppe tragicamente a seguito della morte di Mary Di Pietro in un incidente automobilistico avvenuta mentre il gruppo stava tornando a Roma dopo un concerto il 29 settembre 1967. E Ciacci continuò comunque la carriera come solista, sia da solo sia poi accompagnando il fratello. E Ivan Basilio, il cui vero nome è Basilio Filacchioni, forse è meglio il nome d'arte, proseguì con la carriera come autore di canzoni per altri artisti, ad esempio Il mio amore per Giulia, interpretata appunto da Little Tony, usando spesso lo pseudonimo Basilivan, e come session man suonando in dischi come Disco Cross di Giorgio Farina. E ricordiamo la formazione e poi sentiamo il retro. La cricca era Enrico Ciacci, quindi voce solista e chitarre, Anna Maria Izzo, incise poi per la Durium, sempre come voce solista, insieme a Fabrizio Brunetti e Massimo Cavilletti alla voce, Marisa Fionda e Laura Fionda, voce e chitarra. Come vedete, insomma, mancava comunque una batteria ed un basso, e quindi per incidere i dischi molto probabilmente l'ARC prendeva, diciamo, musicisti da studio. Con la nuova cricca, quindi Enrico Ciacci, voce solista e le chitarre, Mary Di Pietro alle percussioni, attenzione, voce solista e percussioni, Ivan Basilio alla chitarra. Folks hate me. There's no one like you ever known.